Entusiasmo, professionalità, organizzazione, nuovo look, innovazione, tecnologie, una sola missione, cura, prevenzione e dialogo. E chi conosce il nuovo manager Mario Ferrante sa che la rivoluzione all'azienda San Pio è già cominciata e continuerà fino a quando non si raggiungeranno i livelli massimi di efficienza al nosocomio Rummo in tutta l'azienda, da lui diretta. È una nuova impronta con lei manager. Beh, noi cerchiamo di fare il nostro meglio e adesso queste due giornate sono state veramente due giornate bellissime e mi diceva il dottor Ischirillo che c'è stata una forte risposta della cittadinanza e quindi questo sono felice perché insomma la cosa non è stata vana, è stata molto recepita, c'è stata una grande affluenza di richieste e quindi sicuramente noi ci porremo da qui al futuro come un punto di eccellenza in cui la civiltà, sia la città di Benevento ma la provincia ma anche le zone vicine come le Spigna, le altre diciamo, realtà vicine a Benevento potranno giovarsi della nostra realtà perché noi stiamo puntando a fare un'attività molto forte per ricominciare ad accreditarci di nuovo come era una volta una struttura che possa dare risposta a 360 gradi e per evitare la mobilità passiva. Io voglio che i cittadini di queste aree rimangano qui, noi dobbiamo dare risposte, devono rimanere qui con noi perché gli offriamo un'attività di assistenza ospedaliera di qualità. Io ho sempre lavorato per il paziente, ovunque sono stato a fare questa attività sanno che io, per me il paziente è prezioso, quindi è il mio target già di attività. Molti sanno che io preferisco più le azioni che le chiacchiere, non tanto sono d'accordo. Io voglio prima farle le cose e poi semmai le dico. Cercherò di portare qui un'azione forte, da poco che sto qui già l'attività chirurgica è salita, la prossima settimana abbiamo le sale operatorie tutte piene, tutte le attività chirurgiche sono state avviate di nuovo al 100%, il nuovo primario già si sta muovendo in un'attività di attività chirurgiche d'avanguardia e se riesco a far salire l'attività chirurgica a un livello e un standard molto alto, il mio obiettivo ambiziosissimo è di portare il Da Vinci a Benevento, il robot Da Vinci, in maniera tale che noi potremmo fare un'attività chirurgica sinergica con l'attività urologica, l'attività ginecologica, perché diciamo, diamo un'opportunità, anche perché ritengo che qui la struttura abbia tutte le carte in regola per poter fare questo passo. Dobbiamo investire in risorse umane, dobbiamo investire in tecnologia che già lo stiamo facendo e anche in ristrutturare e rendere questa struttura bella, che si vede anche che non è una cosa visibile, è piacere anche di chiunque viene di trovare una struttura elegante, pulita, che non sia sporca.